Inebriamoci, che abbiamo scelto di seguire, è Contagiati dalle storie e abbiamo pensato che il genere che meglio si adatta al racconto di storie sia la favola. Per questo vi proporremo alcune letture del padre di questo genere, cioè Fedro. La favola in poesia. Il genere letterario della favola viene tradizionalmente fatto risalire allo scrittore greco Esopo, vissuto nel VI secolo a.C. Egli, attraverso brevi racconti, intendeva trasmettere un messaggio moralistico, prevalentemente di ordine sociale. Il senso letterale della favola rimanda sempre a un significato allegorico di tipo satirico. Indubbiamente fu Fedro, nella letteratura latina, a dare una specifica peculiarità al genere favolistico, scrivendo favole che hanno come protagonisti gli animali e come messaggio centrale la protesta degli umili contro i potenti. È bene ricordare che le favole di Fedro sono in versi. Questa scelta vuole indicare come l'autore volesse attribuire importanza a questo genere umile e come mirasse all'eleganza formale. Fedro visse circa fra il 20 a.C. e il 50 d.C., esercitando la sua attività letteraria prevalentemente durante il regno dell'imperatore Tiberio. Era originario della Macedonia, come egli stesso ci dice nel proemio del terzo libro delle favole, e fu poi portato a Roma in qualità di captivus, prigioniero di guerra. Dopo essere divenuto schiavo dell'imperatore Augusto, fu da quest'ultimo preso in simpatia e liberato, forse per i suoi meriti e per la sua cultura. È probabile che durante il principato di Tiberio, Fedro sia rimasto vittima di persecuzioni, specialmente a causa di Sciano, il crudele prefetto del pretorio, che comprese le allusioni contro i potenti contenute nelle sue favole. Tiberio, infatti, comparirebbe nelle vesti del vecchio leone morente sul quale trovano modo di infierire i sudditi, animati da vecchi rancori, mentre Seiano sarebbe a sua volta identificabile con il lupo crudele e prepotente rappresentato in diverse favolette. Fedro venne così processato e condannato, anche se poi non subì gravi conseguenze. Dopo la morte di Seiano e di Tiberio, egli riprese a scrivere e fu attivo a lungo, forse fino all'epoca di Nerone. Le favole come allegoria della vita umana. Abbiamo detto che le favole di Fedro vedono come protagonisti per lo più animali parlanti che assumono un significato simbolico. La volpe è l'animale che mostra la psicologia più complessa. È dotata di spirito di osservazione e di intuito, riflette e trae dal ragionamento conseguenze logiche. Il leone è forte e maestoso, ma anche prepotente. È il simbolo della superbia e dell'arroganza che non ammette dubbi. Il lupo è malvagio, è un maestro dell'inganno e nell'uso della bugia per perseguire i propri violenti fini. L'agnello è tollerante, paziente, evita di prendere l'iniziativa, ma tuttavia il coraggio di affermare la verità. E poi il cervo è vanitoso, il cane avido, la capra sciocca, la rana ingenua, il corvo stolto e ambizioso. La volpe è la maschera tragica. Personam tragicam, forte vulpes viderat. Una volpe casualmente aveva visto una maschera tragica. Quam postquam uc illuc semel atque iterum verterat. E dopo averla ruotata di qua e di là uno e due volte, disse: «O quanta species, inquit cerebrum non habet. O quanta bellezza, però non ha il cervello. Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit sensum communem abstulit». Ciò è detto per quelli a cui fortuna attribuì onore e gloria, però tolse il comune ingegno. Perché la maschera? La maschera veniva indossata dagli attori durante la rappresentazione della tragedia, per alludere al personaggio interpretato e per amplificare il timbro vocale. Allora non esisteva certo il microfono. Essa copriva tutto il viso dell'attore, era completa di capelli e nell'apertura della bocca conteneva un imbuto per rafforzare il tono della voce. In questa breve favola, la maschera diventa il simbolo del contrasto tra l'essere e il sembrare. Dietro l'espressione solenne, infatti, si nasconde il vuoto. La mucca, la capretta, la pecora e il leone. Non è mai sicura l'alleanza con il potente. Questa favola lo dimostra. La vacca, la capretta e la pecora paziente fecero società con il leone nella foresta.
Dopo aver catturato un cervo bello e grosso, il leone lo spartì dicendo: «Io mi prendo la prima parte perché mi chiamo leone. La seconda mi spetta come socio. La terza viene a me perché sono il più forte. E se la vedrà brutta, chi oserà toccare la quarta?» Così la prepotenza si portò via tutta la preda. L'espressione «fare la parte del leone» allude alla prepotenza e all'arroganza di chi pretende sempre di ottenere tutto per sé, senza curarsi delle esigenze e dei diritti degli altri. La favola affronta uno dei temi più importanti della riflessione di Fedro, la sopraffazione esercitata dai potenti sui deboli e gli indifesi, eterne vittime della logica della violenza. La terminologia usata da Fedro nella favola è assai significativa e ci fa comprendere come Fedro si riferisca alla Roma di Tiberio e del suo prefetto del Pretorio. Due parole del brano alludono infatti in modo chiaro allo scenario politico imperiale, Principatus e Dominus. Principatus rimanda a Princeps, termine che indicava letteralmente il primo in ordine di tempo o in una graduatoria. Nel linguaggio politico il Princeps era il primo per autorità e indiscusso prestigio. A partire da Augusto divenne il titolo degli imperatori romani. Dominus deriva da domus, casa, e ha originariamente il significato di signore o padrone della casa, da cui capo in senso politico. La rana e il bue. Inops potentam dum vult imitari imperit. In prato, quodam rana conspexit bovem, et tacta invidia tantia magnitudinis rugosam inflavit pellem. Tum natus suos interrogavit, am bove esset lacior. Illi negarunt, rursus rana cutem maiore nisu intendit et simili quesevit modo, cuis maior esset. Illi dixerunt bovem, novissima indignata, dum vult validus inflare sese, rupto iacuit corpore. Quando gli uomini piccoli vogliono imitare i grandi, finiscono male. Una volta una rana vide un bue in un prato, presa dall'invidia per quell'imponenza, prese a gonfiare la sua pelle rugosa. Chiese poi ai suoi piccoli se era diventata più grande del bue. Essi risposero di no. Subito riprese a gonfiarsi, con maggiore sforzo, e di nuovo chiese chi fosse più grande. Quelli risposero: il bue. Sdegnata, volendo gonfiarsi sempre più, scoppiò e morì. Questa favola antica è stata riscritta da Rodari, uno scrittore, pedagogista, giornalista, poeta e partigiano italiano specializzato in letteratura per l'infanzia e tradotto in molte lingue. Per questa favola ha però trovato una nuova morale. Il bue e la rana, Rodari. Una rana voleva diventare grossa come il bue. Si comincia a gonfiare, il bue si spaventa, ha paura che scoppi, e allora diventa lui, piccolo piccolo, per farla contenta. È evidente la morale di Fedro: chi di taglia modesta vuole imitare un gigante finisce male. Gianni Rodari propone invece una conclusione diversa. Il bue impietosito decide di farsi piccolo. Jean de La Fontaine devient un fabuliste célèbre de son époque. Il a révolutionné le fable en le portant à un niveau d'excellence. Ses œuvres comportent une morale afin d'instruire la société et de dénoncer les injustices par l'intermédiaire des animaux. Ce célèbre auteur du XVIIe siècle écrit de nombreuses fables telles que L'âne et le petit chien, appartenant au livre 4 en 1668. Ce récit met en scène un âne voulant ressembler à un chien et désigne les règles de conduite pratiquées dans une société. On y retrouve un âne qui se comporte comme un chien et qui est battu par son maître. Les thèmes sont l'envie, le qualité naturelle et les qualités acquises. L'âne et le petit chien. Ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais à lourdeau, quoi qu'il fasse, nous ne saurions passer pour câlin. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie, ont le don d'agréer en fuse avec la vie. C'est un point qui leur félicite.
et ne pas ressembler à l'un de la fable qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment, disait-il en son âme, ce chat, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon, avec monsieur, avec madame, et j'aurai de coups de bâton? Que fait-il? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. Si l'on veut faire autant afin que l'homme est flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyons son maître en joie. Il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton fort amoureusement. Nous sommes accompagnés pour plus grand ornement de son charme gracieux cette action hardie. Oh oh, quelle caresse et quelle mélodie! Dit le maître aussitôt. Hola, Martin Bâton! Martin Bâton accourt. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. De Jean de La Fontaine, fable de La Fontaine. La morale explique qu'il ne faut pas forcer sa propre nature et il faut connaître ses propres limites parce que, en se comportant de manière pas naturelle, on résulte ridicule. La Fontaine nous conseillait donc de ne pas ressembler à l'âne de la fable, mais de nous servir de nos propres talents et de découvrir nos qualités naturelles. Leave her. My life is a movie directed by Tarantino.